c'era aprirsi e sentire una voce, mentre quella colomba si posava sulle spalle di Gesù. Questo è il mio figlio diletto, in lui mi sono compiaciuto. E ora vuole compiacersi con te, amico, con te, sorella, con te, nemico, con te, ateo, con te, gente di poca fede, con te, che lo bestemmi, che lo prenderai per porco, con te, le spese. Con te. Che ti unisce al tuo stesso sesso. Con te. Vedi. Vuole compiacersi con voi, tutti. Perdonatemi. Se lo accettate come padre. E non ce l'ho fatta ancora, capito. La fine la che farete è brutta. E questo è il 33, dice, io non lo conoscevo, ma lui che mi ha mandato a battezzare l'acqua, mi ha detto, colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi, è quello che battezza con lo Spirito Santo. Avete visto? Qui c'è la conferma, anche che ho anticipato un pochettino. Colui che scenderà nelle acque sarà battezzato e quando si aprirà i cieli e confermato con lo Spirito Santo di Dio aprirà i cieli e parlerà. Quello sarà colui che battezzerà con lo Spirito Santo, il Santo Spirito di Dio, messo in suo figlio Gesù. E io ho veduto, dice Giovanni, e ho attestato che questi è il figlio di Dio. E poi, quando lo attestate? Ma quando? Quando sentite il bisogno di attestare? Finalmente ho capito. Ci voleva questo vecchio angelo piccone per farlo capire. Quanti pastori ho ascoltato nella mia vita, quante chiese ho girato e nessuno mi ha parlato al mio cuore così. Ci voleva questo anziano. Questo piccolo uomo che non è né pastore, né prete, né evangelista. È solo un verme di terra che si è preso cura di me. Ditelo. E sarete salvati. Sempre in Giovanni, capitolo 1, versetto 35, dice: il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli. E quel giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli che parlavano e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. Caspita, che disse? Come se gli disse: alzatevi, seguitelo. Ecco l'agnello di Dio. Quando voi sentite qualcosa del genere, che fate? State ancora fermi lì o seguite Gesù? Ecco l'agnello di Dio, è qui! Guardate, guardate che luce!
e la sua luce che sta risplendendo. Andate all'incontro, seguitelo. Gesù, non abbandonate mai questo live, perché lui è presente qui. Nel versetto 38 dice che i suoi due discepoli, avendolo detto, parlarono di lui con Gesù. Gesù, voltandosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Gesù, vedendo che questo discepolo lo stava seguendo, dice: ma che cercate che mi state seguendo? Ed essi gli dissero: Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Tutta mentre si girava, gli disse: ma che c'è? Che posso fare? Che volete? E quelli lì attaccarono un bottone e dissero: Rabbi, maestro, ma tu dove abiti? E Gesù gli disse: seguitemi e lo vedrete da voi. Egli rispose: voi venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stessero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. In sostanza, quei discepoli si insegnarono la via dove abitava Gesù. E lo seguirono, e voi? Ve la state insegnando la strada per seguire questo Gesù? Oppure come uscite da questa live, fate così, chi si è visto, si è visto. Ciao, a fine sì. Perché se farete così, ciao, a fine sì. Questo vi resterà. Un altro non vi darà questa occasione. Perché non c'è potenza. Questa potenza viene dall'alto. E gli altri ancora non l'hanno capito. Ancora critica. Perciò perirete insieme a loro. Avete capito? Perirete insieme a loro. I primi discepoli. Nel versetto 40, sempre nel Vangelo di Giovanni, primo capitolo, dice: Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che aveva udito Giovanni e aveva seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo. E lo condussero da Gesù. Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. In questo caso già cominciavano a credere in lui. Chi lo stava seguendo e ci portavano un avviamento a chi lo trovava, diceva: abbiamo provato il Cristo, Gesù. Vieni a conoscerlo. E voi state condividendo queste live ancora stasera. Non ho visto neanche una live condivisa. Che vi siete addormentati? Non ho visto nessuno che ha condiviso una live stasera. Che vi siete addormentati? O vi fa maledetto? Per condividere ai vostri fratelli, amici, nemici. Che avete? Il dito malato o la testa che non funziona bene? E vi siete addormentati. Svegliatevi, condividete questa live per tutto il mondo, perché tutto il mondo ha diritto di salvarsi.
tutto il mondo ha diritto di conoscere la verità, quella che gli altri non ve la diranno mai, perché non vogliono perdervi. Nel versetto 43, sempre nel capitolo del Vangelo di Giovanni 1, dice: il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. In questo caso, il giorno seguente Gesù volle partire. Si spostò di dove era, per la Galilea, mentre trovò qualcuno. Stava facendo Filippo. E mentre lo vide, gli disse: seguimi. Così. A tu per tu. E nacque subito un'intesa. E con voi invece, che c'è bisogno? Che c'è bisogno con voi? Che devo fare per voi, per convincervi? Vedete? Mentre lo vide, lo guardò, disse, segui. E questo qua lasciò tutto e lo seguì. E voi? Che c'avete? Le radici? Di andare dove siete? E non mi potete spostare con internet. Ovunque siete, siete sempre presenti, se lo volete. Razza di vipere. Nel versetto 45 dice: Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. Natanaele gli disse, si mise a ridere già: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth, da questa piccola città? Lui pensava che Gesù doveva venire da una grande città, da una piccola città non era possibile pensare. Filippo gli rispose: vieni e vedi a vedere. Quando vi dicono che vi fanno un nuovo cibo che non conoscete, e lo dico a voi giovani, che da quando siete nati, quando la mamma vi presenta un cibo, subito dite: non ne voglio. Dite: non ne voglio perché non l'avete assaporato. Dite non voglio perché non sapete che cibo è. Dite non voglio e non voglio neanche assaggiarlo perché mi fa schifo. Solo a guardarlo. Non dovete essere. Voi state provando il vostro corpo. Ci sono cibi che mentre assaggerete il vostro corpo vi gratificherà. Di mico malavata, ti voglio bene. Il vostro corpo vi gratificherà perché ci sono alimenti che il nostro corpo ha bisogno. Non ha bisogno di cioccolati, caramelle, patate fritte, bonfritti, salamine, Coca-Cola, che vi fa male, che vi brucia perfino l'intestino e vi azzucca. Sapete che cosa? I budelli. Grazie Immacolata di questa rosa.
Dio ti benedica. Padre, benedici, Immacolata, benedico. Falla diventare la regina della sua casa. Che tutti gli portino rispetto e onore. Che anche suo marito la riconosca. E si mette in ginocchio davanti a lei. Perché questo è il suo merito. Perché ha avuto una moglie brava. Si deve mettere in ginocchio davanti a lei e dire: prega per me, perché sono un peccatore. Prega per me, Immacolata, e perdonami che ti ho trattato male fino adesso. Immacolata, profetizzo per te. Prega per tutti quelli che sono vicini a te. E tutti quelli che ti ascolteranno guariranno. Nel nome santo del tuo Figlio Gesù. Tuo marito un giorno ti pregherà perché possa guarire. E piangerà a te. Nel versetto 47 dice: Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: ecco un vero israelita il cui non c'è frode. Ma quelle parole che disse Gesù Natanaele gli chiese: dai, che cosa mi conosci per dirmi questo? Si meravigliò. Come? Prima disse Natanaele: non è possibile che venga il maestro da questo Nazareth, questo piccolo paese che non conta nella Giudea. In questo non è possibile. Dovrebbe venire dalla grande città, dove c'è il lusso, dove c'è la prostituzione, dove ci sono tante indignazioni, tanto peccato, vergogna. Non continuate a immaginare le cose come devono essere. Dio gli piace fare le cose semplici, ha fatto nascere Gesù in una stalla, nel momento opportuno che non c'era spazio, neanche negli alberghi, nel momento opportuno che ci fosse un affollamento per il censimento, che Maria non trovò neanche una stanza e dovette partorire in una stalla. Questo Dio non guarda se la nudo Gesù è scalzata dal fiato di una mucca e un asinello, non guardava questo. Invece questo uomo, Natanaele, dice: non è possibile, non può nascere una cosa simile da Nazareth. Non può. Gesù è venuto qui per cercare gli ammalati, gli occhi che non hanno, i ciechi, per i moribondi, per quelli che hanno contagio, i lebbrosi, per guarirli. Non è venuto per i ricchi. Nerone, quando lo vide, si rallegrò. Ah, finalmente sei qua. Fammi un miracolo.
non è venuto per Nerone, che era il re di quella nazione, non è venuto per lui, è venuto per te, povero, malato, povero, illuso, è venuto per te, pieno di brividi, pieno di pustole, malandato, pieno di ictus, è venuto per te, tu che sei allettato, tu che stai dormendo nel sonno profondo e stai ascoltando con le cuffie queste registrazioni, svegliati dal sonno profondo, fateci ascoltare queste registrazioni notte e giorno a chi è nel coma, e un giorno vedrete che si alzerà dal letto da solo, senza bisogno che ci staccate neanche i fili, perché se li staccherà lui o lei, chiunque sia. Alzati dal tuo coma. Svegliati. Ritorna in te. Tutte, dal principio fino alla fine. E qui, nel versetto 19, è la testimonianza di Giovanni Battista. Che dice, questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli, tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò dicendo, io non sono il Cristo. In sostanza, le generazioni sacerdotali che c'erano per i tempi, insieme con i sadducei e i giudei, si riunivano prima che questo qua a Dana, andiamo a Germania, perché se c'è qualcosa che non comprendiamo, lo ammenderemo. Era il Cristo. Non poteva Gesù dall'alto vedere dove era Natanaele sotto il fico e poi magari girarsi gli uomini. Siamo tutti uguali. Basta niente. Un niente. E soccombiamo. Un niente ed esplodiamo. Un niente e moriamo. Un niente e ci inginocchiamo. E adoriamo. Quale niente è per voi? Quello giusto? Cercate questo niente per voi che sia adatto al vostro ritmo. Cercatelo, e mentre lo trovate, inginocchiatevi e chiedete perdono a questo Dio meraviglioso.
Nel versetto 50, sempre nel Vangelo di Giovanni, primo capitolo, dice: Gesù rispose e gli disse: perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi? Punto interrogativo. Per questo che ti ho detto, tu credi? Quel punto interrogativo dice: ma che razza di uomo sei? Tu vedrai cose maggiori. Come scendere dal cielo e salire il figlio di Dio. Tu vedrai cose maggiori di queste. Poi disse: in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Fin qui la parola di Dio. Chi non crede vedrà queste cose e non li assaporerà, come Mosè vide dall'alto del monte la terra promessa e non gli mise piede, perché Dio gli proibì, perché Mosè peccò, si adirò alle acque aride. Così voi, mentre voi non state credendo, adesso, stasera, voi vedrete queste cose, ma non le gusterete, perché resterete qui, in questa terra, presi dal panico, dall'ombrello nero, ma Satana, che si è possessato del vostro corpo e del vostro spirito, e anche che riderete a questo Dio mio meraviglioso, non vi ascolterà più, perché avete perduto tempo. Inoltre, in questo tragitto perdete la trama, voi e vostri figli, che non avranno né cibo né mangiare né altre cose, altro che il panino da mattina, la mozzarella o prosciutto e la birra o la Coca-Cola o arancione, perderanno anche loro. Perché voi non vi siete convertiti a questo famoso Dio e suo figlio Gesù. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Adesso che abbiamo finito la parola di Dio, quest'oggi possiamo avere una condivisione tra fratelli, sorelle, amici, sabato 23 dicembre 2023. Metto la data perché sicuramente ci saranno delle testimonianze di fratelli e sorelle che hanno pianto e si sono sentiti bene mentre predicavo. Se non potete
potete chiamare WhatsApp, da messaggeri, chi sono miei amici, potete telefonare con il numero tedesco, con quello italiano, come volete voi, non è importante. Sentitevi liberi, se avete 501 e 501 mi piace, o follower, o altro, due volte potete qui provare se vi fa salire, perché a volte ti fa salire, a volte no. Ma se avete 1001 mi piace, e 1001 follower, potete salire con la mano canna, parlare e farvi vedere. Date l'invito e vi faccio salire. Cambio una live, così dopo se beccai gli altri di arrivare. Ciao Marie Bruno, se hai 1000 amici o 1000 mi piace sali, oppure 501 e 501 puoi parlare con l'audio. Ce n'hai abbastanza Marie Bruno, ti sto incitando che ti fa piacere. Sali. Se ti fa piacere, Marie Bruno, ti ho sempre osservato. E la gloria di Dio, a Gesù. Sto cambiando le live, aggiungetevi di nuovo. Una felice serata a tutti quanti. Oggi sicuramente chi è stato in linea, che mi sta seguendo, ha visto molti miglioramenti, molte edificazioni e soprattutto quando ci hanno costruito una casa.
cosa che ne ho fatte tante nella mia vita. Adesso dice nel versetto 8, sempre in Giovanni, primo, nel mondo. Questo gli uomini. Siamo tutti uguali. Basta un niente. Un niente. E soccombiamo. Oltre a questo ho finito una predicazione che proprio... Faccio i nipoti anche, faccio con i nipotini pure anche, stai dietro ai nipotini, pure, Sì, ma non ci sono. Lo sapevo che stasera doveva accadere una cosa assurda. Dove viene a lì. Gloria a Dio, di nuovo ciao, l'amico Immacolata, Dio ti benedica. Adesso c'è un momento di condivisione dell'amore di Dio tra fratelli e sorelle. Dunque potete scrivere quello che desiderate e vi scriverò indietro o vi scriverò. Che il Signore possa benedirci in questa condivisione di stasera, oggi, 23, sabato 12, 2023, possa questa serata di condivisione l'amore di Cristo Gesù farci rivivere momenti di felicità, momenti che sono con Cristo Gesù possiamo avere. Nessuno può donarci tutto questo, nessuno. Gloria a Dio, alleluia. Vivi la vita, grazie che stai partecipando. Condividete questa live, abbiamo finito la tradizione, adesso è il momento di gratificazione tra fratelli e sorelle. Chiunque volete scrivere, se avete qualcosa da condividere o qualche testimonianza, se avete 500 euro, amico o follower, due parti, o mi piace, sempre due parti di 500 euro, potete salire con il microfono e parlare. Se avete 1.001 amici e 1.001 follower o mi piace, due parti, potete salire con la webcam, chiunque. Per la prima volta, chiunque. Se vi mantenete educatamente, potete salire sempre. Mi stacco un attimo per aggiungere tutti quelli di WhatsApp. Se non mi vedete per due o tre secondi, non vi preoccupate.
Thank you.
Bene, ho invitato a tutti, adesso attendiamo quando si hanno il tempo di arrivare tutti, ci mettiamo in comunione. Benvenuto a Mario Bruno, benvenuto Davide, Dio ti benedica, ti sto invitando Davide. Ciao Davide, come va? Adesso mi sento bello riposato, ieri sera ero stanco e ho sonno ieri sera. Sì, ti sei affaticato. Oggi hai dormito un pochettino, pomeriggio, ti hai fatto un pochettino di sonno oggi. Sì, bravo. Perfetto, sì. Allora. Mi sento bello carico oggi. Come cosa mi racconti? Come va la vita? Procede bene? C'è qualcosa che non va? Sì. Questi non vanno. Non ce n'è da tutti. Non ce n'è. Vabbè. I soldi. Vabbè. Non ho fatto pace poi, ho fatto pace. Hai fatto pace? Hanno fatto pace poi. Hai visto che è importante, va bene. Gloria a Dio. Io non so, anche io ce l'ho detto, ce l'ho detto. Sì, perché devo avere la mente libera, certo, perché se no magari possono essere sbagliati, capisci? Perché io vedo che lui c'è un pochettino di sballamento, lui deve cercare altre cose da fare, a te deve lasciare libero. E allora, oltre a questo, la mamma, come sta la mamma? Tua mamma? Ma cosa c'è venuto? Una specie di collasso? No, qua è una depressione. Non mangiava più. No, non mangiava. Ora mangia. Anche troppo mangia adesso. Buonasera a tutti quanti, abbiamo finito la predicazione, adesso abbiamo un tempo tra amici, tra fratelli e sorelle, chiunque può scrivere qualunque messaggio, Perché non sei piaciuto? E poi oltre a questo ci sono una predicazione, ma oggi non ci sono i nipoti, sono a casa sua, loro hanno la casa. Mio figlio c'ha la casa facendo suo. Poi a Natale siamo insieme. È vicino a te? E sono quasi... Domani vigilia, domani?
Sì, sì. Domani a Virginia. Oggi ne abbiamo 23. Domani la Virginia e lunedì è Natale. Domani saremo insieme. Io ogni notte passa Babbo Natale per i bimbi, passa Babbo Natale per i bimbi. Vabbè, per i bimbi che vuoi fare? Loro già mia moglie già ci ha preparato un regalino per ognuno. Un regalino ci ha preparato. Già hanno il regalino preparato, tutto. Lecca lecca, preso lecca lecca? No, che lecca lecca, sono grandina adesso. A uno ci ha comprato una moto con le batterie. E all'altro ci ha comprato una specie di robot. E all'altro ci ha comprato una bellissima. Ascolta la parola di Dio. Ma ogni tanto, quando è qui vicino a te, metti l'audio quando sente, quando provi. Chissà se lei non viene con voi un volta, capito? Non metti un pochettino alto, ascolta, quando stavi male, lui ha pregato per te. E ti senti bene. Dio, hai capito? È giusto che lo sappia pure. Perché magari non sapevi, lei non gratifica, certo, ma vedrai che verrà la clinica, lo sai che Maria Barbara sta camminando, lo sai, no? Non da solo, ma sta camminando. Lui ha detto, signore, guarda, la figlia si sente meglio, l'ascolta, quello che deve fare adesso. Perché tutta quella che c'è davanti, capito? Siccome devi mangiare di meno, anche che ti alzi un poco, che hai fame, non ti preoccupare, dopo un quarto d'ora ti passa. Perché il cibo nello stomaco si rassetta e gonfia. Non devi mangiare tanto, capito? Devi mangiare giusto quando ti mantieni. Io già ho ribassato le buche nella mia cintura. E mi vede già sono magro, grandissimo. Non lo so, prima eri un po' robustello, sì,
se non nel corpo non venga giù una vent'anni, capito? Perché il peso della persona aggrava il fegato, il pancreas, il destino. E allora, se vuoi essere giovane, bello, devi dimagrire. Perché il fegato, quando mangi il pane, devi diminuire un pochino il pane. Capito? E se